Io dopo te lo do. Senti, hai detto che hai 20? 21. 21? Quasi 22. Mamma mia. Quasi 22. Chi è che mi sta dicendo questo? Oh, il cannone! L'avete sentito? Ma sa da via mamma vostro voi! Io faccio di via mamma! E io dico di sì! Senti, dopo ti aspetto, mi fai sentire l'altro verso della canzone che non l'ho sentita bene! No, scherzo! Allora, guarda, io veramente ti faccio i miei complimenti. Tu ne hai 21, io ahimè 38. Se tu vai a casa e dici a mamma, mamma guarda mi sono innamorato di una di 38 anni, non lo so se ti caccia di casa. Quindi decidi tu se vuoi rimanere a casa tua, perché a casa mia poi ci cacciano fuori, quando ho capito. Quindi ci troviamo a casa e si può fare. Si può fare. Si può fare. Dimmi. Lo facciamo cantare di nuovo. Lo volete sentire cantare di nuovo? Ma quanto sono belli. Sì. Non ci sono staccati. Concludere, ok? Allora lo facciamo cantare noi, è una canzone a piacere, è quella dei Puffi, siamo così, no, scherzo. La sua, una sua canzone inedita. Ok, perfetto, ti tolgo questo. Ok, l'ultima canzone e poi chiuderà tutto Antonella, giusto? Perfetto. La bassa c'è di che? Della tua canzone. E dai, facciamola senza che tu sei bravissimo, dai, che non si. A cappella. Sì, a cappella. Tutto. Non ce la fai. E faccio un pezzettino, dai. Almeno un pezzettino. Di nuovo un pezzettino. Okay. Tutta, a cappella, perché non abbiamo la base. Non fa niente, dicono i tuoi amici. Ok. Tutta quanta. Andrea Aurigemma, ancora per voi il vincitore di questa edizione del karaoke. Un applauso! Grazie. Appendo alle pareti tutti i miei pensieri, li lascio trascinare in dubbi sensoriali, cerco nelle tasche spiccioli di ieri, cerco nelle tasche gli spiccioli di ieri. Come cercar di fissare un punto sul fondo.